a tutti e ben ritrovati. Oggi facciamo il risotto con le zucchine. Vediamo che cosa ci occorre. Io qui ho già tagliato mezza cipolla, 20 ml di vino bianco, sale, 550 ml di brodo vegetale, 2 zucchine tagliate a listerelle, parmigiano, 240 g di riso, poi ci servirà anche una noce di burro per mantecare alla fine. Niente, andiamo a cominciare. Io comunque ho già acceso il cookeo su impostazioni manuale, cottura normale, temperatura elevata. Qui nella pentola ho messo 4 cucchiai d'olio che si sta riscaldando, dopodiché andremo ad unire la cipolla. Arrivata a questo punto del preriscaldamento ho unito la cipolla, adesso la faccio un pochino rosolare, dopodiché aggiungiamo le zucchine e un po' di sale. Zucchine messe, uniamo un cucchiaino di sale. Io sto utilizzando il sale rosa. Le zucchine le dobbiamo far dorare. Allora, le zucchine tagliate in questo modo si cuociono molto velocemente. Se voi le avete fatte a tocchetti potete farle dorare un pochino di più. Io ho paura che poi si attacca sotto, si possono bruciare, quindi niente, a questo punto per me vanno bene così come sono cotte. Metto il riso, lo facciamo tostare con le zucchine, poi uniamo il vino bianco e lo facciamo evaporare. Vino bianco, facciamolo evaporare, dopodiché aggiungiamo il brodo. Ok, vino evaporato, uniamo il brodo. Mescoliamo, fermiamo questa cottura. Passiamo cottura a pressione per 7 minuti. Ok, a dopo. Ora è terminata, fermiamo il cookeo ed andiamo ad aprire. Ecco il riso. Adesso vado ad unire 30 g di burro, 'po' di parmigiano.
facciamo mantecare. Ok, burro sciolto. Al burro è sciolto, scusate perché c'ho ancora un po' di mal di gola. Stanno con l'influenza, non ne esco io. Questo è il risultato. Adesso lo facciamo riposare, mantecare in 5 minuti, dopodiché impiattiamo. Ecco qui il piatto finito. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti per la visualizzazione, un abbraccio, a presto!